Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Wiles e prima di tutto volevo farvi gli auguri di buona Pasqua. Oggi siamo qui con un video di FIFA 14 Ultimate Team con un annuncio molto importante. Perché? Perché sono stati decisi finalmente i primi Team of the Season. Vi avevo fatto un video dicendo che avevano aperto le cannure per il Team of the Season dei Most Consistent. Adesso ci sono i team ufficiali. Vi ricordo che questi giocatori sono giocatori che durante l'anno hanno giocato particolarmente bene, sono stati costanti tutto l'anno, ma non hanno mai ricevuto una versione info. Quest'anno ci sarà un Team of the Season Most Consistent per il bronzo, per l'argento e per l'oro. Quindi ci saranno tanti giocatori quella particolare settimana nei pack. Perché? Perché avremo tre Team of the Season e una squadra della settimana, quindi tantissimi giocatori. I giocatori si potevano votare sul forum Electronic Arts, sono stati scelti dall'utenza. I giocatori bronzo non sono particolarmente interessanti, non ho visto nessuno di particolarmente forte, ma già per l'argento cambia. Perché? Perché abbiamo sicuramente Romulo del Verona come un argento interessante, ma abbiamo dei giocatori che costeranno parecchio, ad esempio Depay, di cui poi parleremo dopo, e soprattutto il terzino sinistro che mi pare si chiami Shaw, che giochi in Inghilterra, e quello lì andrà parecchio perché è molto quotato sul forum Electronic Arts, quindi costerà davvero parecchio. Quello più interessante è sicuramente il Team of the Season degli Oro, perché? Perché abbiamo tre giocatori della Serie A, abbiamo Castan della Roma, De Rossi sempre della Roma e Cerci del Torino, quindi tanti giocatori. Poi possiamo notare Rooney, quindi Manolas, abbiamo un Danny, un De Gea, tanti giocatori interessanti. Guardate quel Perez lì in panchina che ha delle statistiche veramente interessanti. Io vi ricordo che le statistiche verranno decise dalle training cards, ma i giocatori sono già stati scelti, quindi sono questi. Quando uscirà questo Team of the Season? Alcuni dicono già il 23, quindi questo mercoledì, secondo me andremo al 30 di aprile, comunque manca pochissimo. Ho voluto mettervi in evidenza quattro giocatori in particolare di questo Team of the Season. Il primo è Depay alla sinistra del PSV, è un argento, già la versione base, uno degli argento più forti del gioco, volevo portarvi la recensione prima o poi. Questa versione Team of the Season ho un'idea che costerà veramente parecchio perché avrà delle statistiche veramente, veramente interessanti. L'unica penalità potrebbe essere il fatto che giochi in Eredivisie. Se fosse una carta del genere giocasse in Premier League, costerebbe secondo me anche sopra gli 800-900 mila crediti, perché sarà veramente, veramente assurda. Se vi ricordate Kouyaté, Team of the Season dell'anno scorso, questa potrebbe avere anche quel costo lì, mi voglio sbilanciare. Un giocatore che sicuramente potrebbe interessare a molti è Jackson Martinez. Jackson Martinez del Porto è già uno degli giocatori oro più forti, viene utilizzato spesso in coppia con Ibarbo, con Falcao, sfruttando il fatto che è colombiano. Questa versione Team of the Season si prospetta ottima, soprattutto dal punto di vista della velocità, del tiro, del dribbling. Poi il colpo di testa era già straordinario nella versione base, quindi verrà sicuramente potenziato in questa versione Team of the Season e diventerà veramente, veramente pazzesco. Io mi aspetto una carta del genere e sinceramente potrebbe essere uno degli attaccanti più forti del gioco e secondo me costerà anche meno di 150.000 crediti, quindi una cifra alla portata. Giocatore interessante che potrebbe essere l'alternativa tra virgolette low cost a Cristiano Ronaldo è Danny alla sinistra dello Zenit, 5 stelle skill, quindi ottimo, in più avrà dei valori veramente interessanti, soprattutto velocità molto buona, il tiro è sicuramente inferiore a quello di Cristiano Ronaldo, ma un dribbling sarà sicuramente un valore parecchio alto, sicuramente sopra l'88, quindi potrebbe essere un'alternativa low cost a Cristiano Ronaldo. Sarebbe carino confrontare Danny, Futre, che è una delle leggende che viene indicata come tra le più forti, e Cristiano Ronaldo per definire la S portoghese più forte in rapporto qualità-prezzo. Potrebbe essere un confronto interessante da fare, di Danny vorrei portarvi la recensione. Chiudiamo con un giocatore che attendono tutti praticamente, Alessio Cerci, AT, quindi cambio di posizione da esterno destro a una posizione centrale, quindi potrà essere schierato come attaccante. I valori saranno sicuramente interessanti. Il work rate medio-basso quindi va bene per una punta, mi aspetto grandi cose da questo giocatore, potrebbe essere uno degli attaccanti più utilizzati in Serie A per fare la spalla a un giocatore magari come Ibarbo, come Balotelli, quindi magari un giocatore più forte fisicamente, possiamo fare un attacco veloce, bravo nel dribbling, ottimo tiro, è sinistro, quindi magari gli avversari non lo conoscono benissimo, quindi possiamo andare a tirare di sinistro e segnare con facilità. Di lui vorrei portarvi la recensione. Ditemi un po' voi che giocatori aspettate di questi Team of the Season, magari anche non giocatori di prima fascia, magari avete visto un giocatore argento per completare la vostra rosa della Lega Messicana e volete suggerirmi di provare anche quello nel caso, quindi
Scrivetemi un po' nei commenti che giocatori vi aspettate, che cosa volete provare voi e poi magari chi portare una recensione. Io sicuramente volevo fare Cerci e Danny, poi vedremo un po' come si evolverà la situazione. Con oggi quindi abbiamo concluso, vi faccio ancora gli auguri di buona Pasqua, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!